sono 13.600 i nuovi casi di Covid emersi in Campania, 9.373 dall'analisi di tamponi antigenici, 4.309 da tamponi molecolari. I test analizzati sono 90.856, di cui 58.979 antigenici e 31.877 molecolari. Nel bollettino diffuso dall'unità di crisi della regione sono registrati 21 nuovi decessi. In Campania sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.339 quelli in reparti di degenza. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua diretta Facebook del venerdì, ha dichiarato: «Non so se siamo arrivati al massimo del contagio, al picco, la sensazione che si ha è che abbiamo ancora un numero impressionante di morti per Covid e da questo punto di vista siamo veramente in emergenza drammatica. Ma per quanto riguarda l'estensione del contagio, da qualche giorno siamo fermi sotto i 200.000. Nessuno di noi è in grado di sapere cosa succederà nei prossimi giorni. La sensazione è che si vada verso un qualche assestamento e questo lascia intuire che da fine gennaio cominceremo ad avere probabilmente una discesa del contagio». Anche nel report odierno si registrano due nuovi decessi nei reparti Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Pio. Si tratta di due donne, una 85enne di Napoli e una 86enne di Castel Volturno. 5 i nuovi accessi, 7 le dimissioni. Complessivamente sono 76 i positivi ricoverati, 36 sanniti e 40 di altre province, che sono così ripartiti: 5 in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva neonatale, 10 in pneumologia subintensiva, 16 in malattie infettive, 44 in medicina interna. Continua l'impegno dell'amministrazione comunale di San Leucio del Sannio al contrasto dell'epidemia da Covid-19. In quest'ottica, domenica 23 gennaio, dalle 9 alle 14, presso la scuola Luigi Settembrini, in piazza Zamparelli, avrà luogo un open day vaccinale specificatamente dedicato ai bambini compresi nella fascia che va dai 5 agli 11 anni. L'appuntamento sarà aperto a tutti i bambini ricadenti in tale fascia di età, anche non residenti nel territorio di San Leucio del Sannio. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Bosco Lucarelli di Benevento, nel quartiere Rione Libertà, ha organizzato in modalità virtuale l'Open Day per illustrare l'organizzazione dei diversi plessi e per fornire tutte le informazioni relative alle nuove iscrizioni alle sezioni dell'infanzia, classi prime della primaria, secondaria di primo grado, nonché presentare i lavori dei bambini e dei ragazzi delle diverse scuole come saggio dei percorsi di apprendimento realizzati e illustrare l'organizzazione dei vari protagonisti. Open Day coordinati dalla dirigente scolastica Silvia Vinciguerra. Nello specifico, domenica 23 gennaio dalle 10 alle 13 sarà possibile visitare dal vivo il plesso della scuola secondaria di primo grado di Piazzale Catullo, previa prenotazione ed esibizione del Green Pass. Per prenotare la visita basta compilare il modulo di presentazione al link incluso sul sito della Bosco Lucarelli. Domenica 30 gennaio dalle 9 alle 12.30 verrà invece predisposto nella sede della scuola secondaria di primo grado presso Piazzale Catullo un hub vaccinale per la somministrazione del vaccino a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni della scuola primaria, a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado over 12, ai genitori e al personale scolastico che ne faranno richiesta compilando il Google Form che sarà attivo sul sito della scuola a partire dal 24 gennaio.
I carabinieri di Cerreto Sannita e della locale stazione, coadiuvati dal nucleo cinofili di Sarno, al termine di una capillare attività informativa supportata da specifici servizi di osservazione e pedinamento tesa a riscontrare l'esistenza di una piantagione di cannabis indica all'interno di un'abitazione, hanno tratto in arresto a Guardia San Framondi un quarantenne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, poiché nella mansarda, trasformata appositamente in serra per la coltivazione, sono state rinvenute due piante di cannabis indica in piena infiorescenza. Alte circa un metro e mezzo, fogliame ed infiorescenze contenute in buste di plastica per un peso di circa 2 chili, oltre a fertilizzanti ed altro materiale atto allo scopo. I militari hanno rinvenuto inoltre 6 trasformatori di energia elettrica utilizzati per fornire il riscaldamento alla piantagione con necessaria illuminazione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e sono state immediatamente avviate le procedure per gli accertamenti di laboratorio. Alla luce delle evidenze raccolte, l'uomo al termine delle formalità di rito è stato tratto in arresto per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tavolo tecnico a Palazzo Mosti sulla vicenda degli alloggi di Capodimonte. I lavori sono stati coordinati dall'assessore all'urbanistica, alle politiche abitative e ai rapporti con l'ACER, Maria Grazia Chiusolo. Riteniamo molto positivo l'esito dell'incontro, ha spiegato, poiché si registrano passi in avanti significativi verso la conclusione dell'annosa vicenda e contiamo di poter arrivare in tempi ragionevoli all'assegnazione definitiva di tutti gli alloggi. In merito ai 32 alloggi di nuova costruzione, l'ACER ha comunicato che è avvenuta la presa in consegna dei lavori da parte del consorzio aggiudicatario. Stesso termine massimo di consegna anche per i lavori dei 20 alloggi sottotetto, per i quali mancano l'installazione degli ascensori e poche altre rifiniture. Fai della tua passione una scelta tra i tanti indirizzi che offre l'Istituto Palmieri Rampone Polo di Benevento e l'innovativa didattica digitale per il biennio. Iscriviti presso l'Istituto Palmieri per entrare nel campo della specializzazione professionale, della meccanica automobilistica, dell'elettronica e dell'abbigliamento e moda. Scegliendo l'Istituto Tecnico Rampone puoi specializzarti in informatica e robotica, amministrazione, finanza e marketing e grafica e comunicazione audiovisiva. Con i suoi numerosi laboratori ed una didattica coinvolgente, il Palmieri Rampone Polo è la scelta giusta per chi vuole entrare nel mondo del lavoro come professionista e come tecnico e per chi vuole invece continuare con gli studi universitari grazie all'efficiente preparazione teorico-pratica e alle numerose collaborazioni con imprese ed enti che da anni ci danno fiducia. Visita il sito www.palmieriramponepolo.edu.it. Scegli il Palmieri Rampone Polo, investi nel tuo futuro. Un 79enne si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione in via Caparruccia a Benevento. A soccorrerlo i vicini che hanno tentato di rianimarlo, ma all'arrivo dei sanitari del 118, allertati dai presenti, non c'era già più nulla da fare. Sul posto gli agenti della polizia per i rilievi del caso e tentare di ricostruire le cause del tragico gesto compiuto dall'anziano giornalista. Entra a far parte di McDonald's. La nota catena di fast food cerca 10 nuovi collaboratori da inserire nello staff, età preferibile dai 18 ai 32 anni. Invia la candidatura alla seguente mail: selezione@mcdonalds.benevento@gmail.com oppure consegna direttamente a mano il tuo curriculum vitae. Ti aspettiamo! Parte dall'Istituto Tecnico Industriale Lucarelli di Benevento e dal professor Carlo Mazzone, finalista al Global Teacher Prize, un forte e accorato appello alle ragazze, non solo italiane, a scegliere un percorso scolastico di tipo tecnico-scientifico per dare sostanza alla riunificazione del contesto culturale, umanistico e scientifico. Mazzone muove il suo appello vivendo nel suo istituto una condizione per la quale, su oltre 1000 studenti, la presenza femminile è di sole 40 unità. È allora di vitale importanza preparare la società a non seguire i vecchi stereotipi in modo che i nostri studenti comprendano che le carriere STEM sono adatte sia ai ragazzi che alle ragazze. Primi anni, gli store di mamma e papà. Una leadership nella commercializzazione di articoli di puericoltura, abbigliamento, alimentazione ed un mondo di giocattoli. Primi anni, gli store di mamma e papà. Nuove proposte e collaborazione con i migliori brand mondiali in termini di innovazione e qualità per neonati e bambini.
Primi anni. A Benevento in via Cassella, a Debellino in viale Italia. Primi anni. La convenienza continua. La qualità migliora. Al termine della seduta mattutina, mister Caserta ha diramato la lista dei calciatori disponibili per il match contro l'Alessandria. Di seguito l'elenco dei 22 giallorossi convocati: Acampora, Barba, Brignola, Calò, Forte, Gianfi, Glick, Insigne, Ionita, Letizia, Manfredini, Masciangelo, Moncini, Muraca, Paleari, Pastina, Petriccione, Sau, Talia, Teglio, Umile, Boiacco. 5 calciatori assenti: Fulon, Elia, Improta, Viviani e Farias. Oltre alla Padula. Sabato 22 gennaio inizierà il girone di ritorno del campionato di Serie B. Proseguirà il suo lungo tour il format televisivo e social Sport 7 in onda sui canali di TV7, punto di riferimento indiscutibile dell'informazione sportiva sannita. Il talk show giallorosso, condotto da Alfredo Salzano, approderà sul set della rinomata azienda Fontana Vecchia della famiglia Rillo per seguire la gara Alessandria-Benevento. In studio opinionisti, giornalisti, appassionati di calcio. Sono previsti i collegamenti in diretta con gli inviati di TV7 che ci faranno vivere le emozioni del match della squadra di mister Caserta, lanciata nelle zone di altissima classifica del torneo cadetto. Fate sentire la vostra voce attraverso i canali di comunicazione che saranno attivati dalla redazione di TV7 anche sabato prossimo a partire dalle 13.30 nelle storiche cantine Fontana Vecchia. Un vero e proprio tempio dedicato al vino, al duro lavoro dell'uomo, all'incanto dei lenti e delicati riti che da generazioni interessano la vita di una famiglia di vignaioli. Costruite dal capostipite della famiglia Rillo a partire dal XIX secolo e poi con il tempo ristrutturate e ingrandite, rappresentano oggi una realtà vitivinicola di spicco nel territorio campano. L'azienda Fontana Vecchia si sviluppa nell'omonima contrada di Torrecuso, in provincia di Benevento, su una superficie di 20 ettari, sotto l'attenta gestione di Libero Rillo, affiancato dall'esperienza del padre Orazio e del fratello Giuseppe. Sport 7 Live in onda sabato alle 13.30 sui canali di TV7 dal set del l'azienda Fontana Vecchia in via Fontana Vecchia a Torrecuso. Con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.